Consiste in un menù tipico che abbiamo trovato nel Museo dell'Emigrazione che abbiamo a Franca Milanese. Il menù era il menù che c'erano sulle navi che portavano gli emigrati all'epoca e alla fine del 1800, che li portavano in Argentina, e consisteva nella classica pasta, perché all'epoca la pasta era fatta in casa come è fatta adesso, e nel menù che consisteva anche con, erano vari chiaramente i menù. Questo era il cosiddetto menù di terza classe, vale a dire pasta, la pasta normale, e in più veniva dato delle patate con del tonno, perché il tonno era in abbondanza sulle. Ecco, possiamo dire che questa sagra è stata messa in atto da un paio d'anni a questa parte, perché come tutti i paesi abbiamo bisogno di fare un momento di incontro con gli emigranti, con la gente che ritorna a casa dopo tanto tempo. Tutto questo si è potuto fare fino adesso grazie alla collaborazione di tutte queste persone, persone senza nessun interesse e semplicemente per la voglia di fare qualche cosa per il proprio paese natio e per gli emigranti che nel bene e nel male sono figli, parenti, nipoti. Ci sarebbe da dire molto su questa saga, una riuscita. Siamo assistere alla lavorazione vera e propria di quello che sono i filatieri. La pasta viene lavorata con la classica listella, vengono fatti dei buchi in mezzo, in modo che tutto questo possa essere contornato con del sugo. Dall'altra parte abbiamo la cosiddetta essiccazione, no? Vale a dire la stesura dei filatieri, in modo che poi non rimangono appiccicati. Infatti si può vedere, tutto questo è il prodotto, diciamo così, prima della cottura. Potete notare tutta questa stesura, più quella che abbiamo adesso che andremo a vedere, e fino con una lavorazione diciamo di 4 ore di ieri sera, in 8 ore circa abbiamo fatto oltre 100 kg di pasta lavorata. Possiamo passare a vedere pure la stesura. Diciamo che questo, come dicevo prima, è il prodotto finito prima della cottura. Adesso passiamo alla stesura, cioè la lavorazione fresca prima dell'essiccatura. Possiamo notare i ragazzi che stendono i filatieri. Questa è, diciamo, la stesura della pasta fresca. Adesso passiamo
dopo della tassa da lì, dai. Qui abbiamo ancora della stesura, chiaramente abbiamo usato i locali della scuola elementare perché per una lavorazione del genere richiede molto spazio per il lavoro che viene fatto. Devo fare una premessa, che tutto questo riesce soprattutto grazie ai volontari. Abbiamo potuto notare gente anziana che chiaramente sono più esperti della filatura della pasta e i giovani che, non essendo meno bravi, però aiutano nella stesura e contribuiscono al lavoro che stiamo facendo. Tutto questo lavoro però poi viene contornato grazie anche agli sponsor che si prestano gratuitamente. Dobbiamo fare ancora un po' di pubblicità, in questo caso ci diamo semplicemente la Lippa Calum per il collo che ci fornisce e la Giancosa di Polia per l'arco minerale. Poi chiaramente un contributo particolare va rivolto soprattutto ai cosiddetti assaggiatori, la gente che viene lì e che poi darà il giudizio finale su quella che è stata la messa in opera di tutto questo, che non viene di niente. Allora qui siamo nel reparto cottura, diciamo così, abbiamo il classico fornellone, potete vedere con delle bombole, e queste sono le pentole dove poi andremo, diciamo così, a bollire i nostri gradini. Apro semplicemente una pentola per farvi vedere le posizioni in questo momento dei ceci. Tutti abbiamo i ceci, prendeteli bene, sono i ceci, perché il sugo consiste con i ceci, il sugo con i ceci e i gradini. Siamo? Sono all'incirca un 20 kg circa. Da questa parte dovremmo avere le patate, se non sbaglio. Perfetto, qui abbiamo le patate. Questo diciamo è il secondo, patate e porco. Le patate poi in seguito verranno sbucciate, pulite, tagliate a fette e preparate dei farini. Diciamo che questa è la cucina, anche qui la mandorla maggiormente è della luna perché essendo come di casa e casalinghe si prestano volentieri a tutto. È inutile soffermare, non inutile, sarebbe superfluo dire il lavoro che viene fatto perché già basta vedere il corpo dopo che abbiamo dovuto dare con la telecamera, ci rendiamo un pochettino quella che è la situazione. Questo è un classico bambino per dire il vecchio e il nuovo saranno quelli che un domani dovranno prendere il posto di quella persona più anziana e svolgere questo lavoro e noi ci auguriamo che vada a fare. Va bene, adesso passiamo dall'altra parte. Via. Siamo passati in un altro stadio, questa è la cipolla che viene sbucciata, chiaramente qui le donne, poi perché la cipolla è famosa per far lacrimare gli occhi e anche per l'odore un pochettino inconsueto. La cipolla viene prima sbucciata e poi tagliata sottilmente per preparare il secondo, perché il secondo, come dicevamo prima, consiste nel tonno, le patate e la cipolla. Diciamo che, ripeto ancora una volta, il menù di terza classe ed è il classico menù degli emigranti perché non sì, per gente modesta. Adesso passerei anche per dare diciamo il caratteristico colpo d'occhio per far vedere il sugo. Qui abbiamo la pentola del sugo dove poi andranno a finire i ceci che verranno chiaramente conditi sui fratelli. Vedete le condizioni? Anche questo è un lavoro non indifferente. Mi soffermo sempre sul lavoro per far capire ancora una volta quella che qui ne abbiamo un'altra di pentola, che chiaramente poi dovremo riprendere quando andremo a preparare il tutto. Questo è un pochettino tutto quello che si sporge nella sala. Maria, Riccardo, come vedrete con qualcuno in televisione famoso per la cena di fare capire. Questo per il chi lo vuole gustare chiaramente tra finire perché per chi ama il piccante, andate, no, no, sì. Perfetto.
prezzo quanto costa? Ah, il calibro è un buon tonno, quindi costerà sicuramente. È il migliore nel mondo, calibro. È uno dei migliori. Uno dei migliori al mondo. Un gusto da re. C'è ancora degustare tutta la lavorazione che abbiamo fatto. Questo chiaramente, come si può dire dalla situazione, è il tavolo della distribuzione, dove poi verranno messi i piatti, le bevande e tutto quanto. Lì abbiamo Carlo nella lavorazione della stesura delle lampade per far illuminare un pochettino, mentre dall'altra parte ci sono. Noi contiamo di avere, diciamo, circa 600 posti a sedere. Lavoro non certo facile, e nello stesso tempo che ci si diverte che possa avere una serata. La premetterà anche che ci sarà una piccola festina che le darà i momenti belli e ne salteranno ancora di più la serata. Attenzione, bisogna dietro di voi, perché voi potete vedere anche perché ci sono tavole, chiodi e altro materiale. Di Venezia, di fronte a voi, ingegneri, abbiamo dalle foto possiamo vedere un pochettino quella che era l'altra parte. Qui si avanzava all'epoca una delle secondarie per il tipo.
di lavori, di preparazione, cottura. Lavaggio delle patate. Folcloristico. Noi stasera abbiamo preparato un banco dolci
Vi chiediamo una piccolissima offerta. I ragazzi dell'oratorio sono stati eccezionali e altrettanto eccezionali sono state le donne francavillesi che hanno preparato dei dolci favolosi e stupendi. Vi auguro soltanto un buon appetito, vi consiglio di passare poi dal salato al dolce e concludo con quello che è lo sponsor nostro di questa sera. Dateci una mano perché insieme possiamo rendere più dolce il nostro cammino. Grazie e arrivederci. Bravo avvocato. Il suo significato per tanti motivi, voglio dire, non ci sono più i bastimenti che trasportano le grandi masse verso le Americhe, non ci sono più le valigie di cartone, come possiamo constatare, proprio perché in virtù anche del sacrificio, dell'impegno profuso dai nostri emigrati, anche la società si è evoluta. Non immaginavamo certo che un giorno, molto probabilmente, anche i nostri piccoli paesi potessero essere meta e ospitare gente che proviene da altre parti del mondo. Voglio dire, e anche Francavilla ha di queste persone dove sperano di trovare un futuro anche per i loro figli. E quindi anche questo significato dell'immigrazione è cambiato nel tempo. Dicevo che quest'anno abbiamo voluto inserire una variante alla festa dell'emigrante, proprio per avvalorare questo significato alto di questo termine, per riconoscere, per dare da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, un segno di riconoscenza e per l'impegno che hanno profuso e stanno profondendo. Quest'anno abbiamo volutamente scelto di iniziare, non ci fermeremo sicuramente qua, abbiamo scelto il tema delle istituzioni, di coloro i quali fuori Francavilla, dove hanno messo radice, si stanno impegnando, si stanno affermando nelle istituzioni e stanno consentendo anche il progresso socio-economico delle loro realtà. Noi li vogliamo ringraziare proprio perché stanno tenendo alto il nome di Francavilla. E mi riferisco al professore Vincenzo Quattrocchi, che prego di venire qua vicino a me. Il professore Vincenzo Quattrocchi da tanti anni è emigrato in quel di Moncalieri, nella città di Moncalieri. Da sempre, potrei dire, fa politica e nella città di Moncalieri sta svolgendo il ruolo e le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, un ruolo molto prestigioso, nonché ha già ricoperto la carica di sindaco e di assessore nella stessa città. Io a Enzo Quattrocchi a nome dell'amministrazione comunale intera e consentitemi di tutta la cittadinanza francavillese voglio consegnargli una targa ricordo proprio per l'impegno che ha profuso nelle istituzioni e sta approfondendo e tuttora riveste la carica di Presidente del Consiglio Comunale della città di Moncalieri. Grazie al professore Quattrocchi. Il professore Quattrocchi credo che oltre alla targa terrà con orgoglio nel suo ufficio lo stemma del comune di Francavilla Gitola. Credo che questo sia molto gradito. Grazie a Enzo Quattrocchi, affettuosamente, grazie tante a nome di tutti i cittadini di Francavilla. Un altro riconoscimento che vogliamo fare questa sera e al signor Giuseppe Pungitore, che invito a venire qua. Giuseppe Pungitore, al pari di Enzo Quattrocchi, è emigrato tantissimi anni fa nella città di Roma. Da sempre fa politica, sta facendo politica e riveste la carica di assessore al municipio della quinta circoscrizione del comune di Roma. Anche a Piero Pungitore, e lo dico con orgoglio, mio cugino,
va tutto il nostro riconoscimento, la nostra riconoscenza per quello che sta facendo, ma soprattutto per quello che farà. Grazie Pino. Anche a Pino Pungitore, chiaramente il crest del nostro comune, lo scatolo. Grazie Pino. Ah, tu non ce l'hai? Un altro riconoscimento ad un'altra persona a noi tanto cara, perché lui, io credo che, di non sbagliarmi se dico che Francavilla ce l'abbia sempre nel cuore, e quando ha l'opportunità non viene solo d'estate ma viene anche in altri momenti dell'anno. Mi riferisco ad Antonio Feroleto, che prego di venire qua. Antonio Feroleto, per chi non lo sapesse, riveste la carica di consigliere di circoscrizione nel comune di Asti. A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Grazie Antonio. Anche ad Antonio il crest. E infine, dulcis in fundo, ma non meno importante sicuramente, anche perché me lo sono riservato per ultimo, perché questo è un riconoscimento che va a una persona a me molto cara, con il quale, voglio dire, io diciamo ho avuto sempre rapporti cordiali, non solo di amicizia ma anche altri tipi di rapporti, mi legano da lui veramente una profonda amicizia, ma non solo per la consonanza diciamo politica, ma anche, dicevo, per l'affetto che mi lega a questa persona. Mi riferisco ad Antonio Nobile, che prego di venire anche egli qua. Antonio Nobile, da molto tempo impegnato in politica a Milano, riveste la carica di consigliere di circoscrizione appunto del Consiglio Comunale di Milano. A noi la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza. Grazie Antonio. Come avete visto, vi avevo anticipato che quest'anno abbiamo pensato di iniziare questi riconoscimenti per ovvi motivi che, voglio dire, è facile immaginare, voglio dire, no? Dalle istituzioni, proprio per coloro i quali con l'impegno politico e quant'altro stanno tenendo alto il nome di Francavilla. Il prossimo anno proseguiremo con altri, voglio dire, riconoscimenti per il mondo del lavoro, il mondo dell'imprenditoria, il mondo della cultura. Ci sarà spazio per tutti, perché noi abbiamo fuori di Francavilla persone che si stanno affermando degnamente, voglio dire, e stanno tenendo alto, ripeto, il nome di Francavilla. Io concludo, perché credo che di non voler appesantire molto la serata, considerato pure che c'è un sacco di gente, non ci aspettavamo veramente questa affluenza, perché credo che qualcuno di loro vorrà fare un breve saluto a tutti voi per la gentile presenza. Grazie a tutti e buona serata. C'è qualcuno che vuole... Fino? Va bene, io naturalmente sono commosso e non mi aspettavo naturalmente questo riconoscimento, per cui ringrazio lei, signor Sindaco, e la sua giunta, anche se mi è difficile naturalmente dargli del lei, vista appunto la nostra amicizia, la nostra, come dire, appartenenza allo stesso ceppo familiare. Però visto che è una cerimonia ufficiale, quindi a lei e alla sua giunta per questo riconoscimento. Ma soprattutto vorrei ringraziarla, a lei e sempre alla sua giunta, non tanto e non solo per questo riconoscimento, ma per il lavoro che quotidianamente si svolge qui nel nostro paese
con la scarsità di risorse per far sì che il nostro paese continui a vivere e soprattutto perché i calabresi, dovunque si siano in Italia o all'estero, possano essere orgogliosi di essere calabresi, perché soltanto governando bene i nostri paesi possiamo appunto dimostrare di non essere secondi a nessuno. Grazie per questo lavoro. Io sono fortemente commosso, signor Sindaco, e la ringrazio per questo gentile pensiero che ha avuto verso di me, ma anche verso i miei colleghi che svolgono la mia stessa attività in altro comune d'Italia. Ringrazio lei e ringrazio la sua dinamica amministrazione per tutta una serie di cose, soprattutto perché quando ogni anno che ritorno vedo sempre un paese più vivo, più attento a mille cose, un paese che fa coalizione, un paese che raccoglie gente, e questo sicuramente è una questione che ci affascina e che ci fa molto piacere. Diceva il signor Sindaco che io opero a Moncalieri. Moncalieri è una città molto bella, io penso una delle più belle città del Piemonte, è di 60.000 abitanti, e dove io opero cerco sempre di tenere ovviamente alto il prestigio del mio paese, e in quella città con quelli con i quali ho rapporti sistematici e continui sicuramente vi posso garantire che parlano qualche parola di francavillese, perché io è vero sono andato in Piemonte e precisamente a Moncalieri, ma mi sento sempre cittadino di questo paese, mi sento sempre figlio di questa Calabria, e questo nome cerco di portare sempre all'attenzione, avanti con impegno, con quotidiano, e sicuramente sperando di poter fare meglio per me e per la città mia che rappresento. Grazie signor Sindaco. Grazie professore Enzo Quattrocchi. Prima di passare, di cedere la parola ad Antonio Nobile, che voleva mandarvi un indirizzo di saluto e di ringraziamento, io mi ero dimenticato di ringraziare la mia giunta e chiedo ammenda, perché veramente, guardate, in questi giorni ha lavorato, ma veramente ha lavorato assiduamente. Io inviterei l'assessore alla cultura a mandarvi un indirizzo di saluto. Enzo, ti prego di venire, chiedo scusa, molte volte io sbaglio sempre, lo so, era un errore in buona fede. Comunque veramente grazie a tutta la giunta, veramente, a quanti, tutti i consiglieri che veramente si stanno impegnando in modo compatto per la riuscita sempre di questa manifestazione, grazie tante. Chiudi tu e spieghi. Allora, chiude l'assessore, passo la parola ad Antonio Nobile, chiude l'assessore che vi spiegherà, per coloro che non sono stati negli anni scorsi, vi spiegherà, voglio dire, perché Filatieri qui Cicero. Solo ringraziamento, perché di solito i politici siamo abituati a parlare troppo, dunque ringrazio il signor Sindaco e tutto il Consiglio Comunale di questa, diciamo, bellissima festa, la terza. L'augurio che, diciamo, l'anno prossimo sia ancora più partecipata e più bella. Grazie a tutti quanti. Ringrazio il sindaco e a tutta la giunta comunale per questo riconoscimento, certo non me l'aspettavo, comunque grazie a tutti quanti. Un saluto particolare va a tutta Francavilla, che ogni anno che vengo mi accoglie con molto calore. Non so cosa dire altro, ci vediamo al prossimo anno e spero di fare il mio dovere più del solito. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Grazie Antonio. Assessore, prego. Buonasera a tutti, do il benvenuto a questa festa, mi auguro che sia di vostro gradimento. Ci tenevo a fare un saluto a tutti gli emigrati e tutte quelle persone che non possono essere presenti qui questa sera. Ci auguriamo che nelle prossime manifestazioni possano divertirsi insieme a noi. Non mi dilungo oltre, vi spiego velocemente l'origine della festa e del menù in particolare. A Francavilla sapete tutti che ospitiamo il Museo dell'Emigrazione e spulciando tra i documenti abbiamo trovato un antico biglietto del 1928 dietro al quale c'era un menù differenziato per classi di provenienza, cioè un menù differenziato per coloro che provenivano dal sud ed emigravano e un menù
per coloro che provenivano dal settentrione ed emigravano sempre verso Buenos Aires, in questo caso del biglietto. Dietro dunque c'erano alcuni piatti tipici meridionali, tra cui la pasta fatta in casa con il sugo di ceci e questa insalata di patate, tonno e cipolla. Quindi questa non è la solita sagra, diciamo, per degustare i piatti tipici, ma vuole essere una festa in onore degli emigrati per dargli un attimo di sollievo dopo tanti sacrifici. Noi speriamo che di farvi cosa gradita facendovi assaggiare questa pasta fatta in casa da tantissime persone che lavorano per 2 giorni incessantemente. Volevo invitarvi tutti quanti con un attimo di attenzione a fare un grossissimo applauso a quanti ancora stanno lavorando per noi. Grazie Assessore, prima di augurarvi buona serata, volevo dirvi che la serata questa sarà allietata dal gruppo Gli Ultimi Romantici, si sono definiti, un gruppo formato da 2 persone, Mimmo Mazzotta unitamente al Piccolo Pavarotti, viene definito così, il Piccolo Pavarotti. Io credo che stasera rimarrete estasiati dalla voce di questo cantante, e sarà presentata la serata dalla maestra, insegna qua a Francavilla, dalla maestra Maria Teresa Cosentino. Vi lascio il microfono, buona serata a tutti. Grazie, salutiamo il sindaco, la sua giunta e a tutti quanti voi che ci onorate della vostra presenza. Un grazie veramente di cuore. Speriamo di non deludervi e di essere all'altezza delle canzoni. Diamo inizio a questa manifestazione presentando Carlo Di Fiore, l'ultimo dei romantici, un cantante dall'interpretazione e dall'esecuzione veramente eccezionale e che per la sua voce melodiosa e potente merita di essere chiamato il Piccolo Pavarotti. I brani che ascolterete richiederebbero certamente una grande orchestra ed un grande maestro, ma credetemi, Carlo Di Fiori con la sua voce e Mimmo Mazzotto con la sua tastiera faranno di tutto per allietare questi momenti che trascorreremo insieme. Il repertorio è composto da canzoni melodico-sentimentali e folcloristiche e ogni brano sarà presentato col contenuto e i messaggi che intende porgere, per dare la possibilità di respirare e di vivere i temi e i sentimenti che ogni canzone eseguita ed intende trasmettervi. La prima canzone che ascolterete si intitola Io amo te. L'innamorato invita la sua cara e dolce bimba fuggita via a voler ritornare da lui. Io amo te, solo te, nessuno ti può sostituire, canta Carlo De Fiore. Buonasera. Io amo te, io puoi.
grazie. Salutate, vedete questa signora, mi conosce.